Hello, io sono Zara, sono una fashion designer e parallelamente a questo mio lavoro gestisco un canale TikTok dove parlo di moda o del retroscena della vita di un designer e do anche delle informazioni e tips su esibizioni o mostre d'arte che potete trovare nella mia città, ovvero Milano, detta Milly. A me in generale è sempre interessato condividere la mia quotidianità tramite la fotografia su diverse piattaforme social e col tempo mi sono sempre di più avvicinata a Instagram e l'ho presa come una sorta di portfolio e mood board personale dove condividere il mio concept e la mia estetica. Ho notato che l'arte che ho iniziato a condividere su Instagram interessava sempre più persone e quindi ho voluto comunicare in modo più ampio la mia visione e i miei gusti estetici e artistici su una piattaforma che predilige la trasparenza e la comunicazione, ovvero TikTok. Allora, mettiamo in chiaro questa cosa. Tutti si sentono cringe, tutti si sentono a disagio all'inizio e tutti si sentono sovraesposti nel parlare di fronte a una telecamera e nel mettere un proprio video su piattaforme come TikTok o Instagram. Quello che voglio dirvi è che se c'è solamente una piccola parte di voi che ha bisogno di comunicare qualcosa o di dire la propria su un qualsiasi ambito, sul mondo dei social, allora buttatevi. Poi alla fine vi abituerete tutto, anche ai commenti negativi, ma arriverete a un punto in cui sarete così soddisfatti del percorso che avete fatto che non ci darete nemmeno più peso. Sicuramente una sfida che affronteremo in futuro è che ci ritroveremo a far parte di un mondo sempre più saturo di creator. Quindi quello che posso consigliare è mantenere ben saldo in testa il messaggio che si vuole comunicare e il linguaggio che si vuole utilizzare per mandare questo messaggio. Io credo che sia importante mantenere parallelamente ai social attive delle passioni esterne che ti stimolino a livello personale e creativo per continuare anche sui social e ti consentano di evitare di sfociare in quella banalità e in quel commerciale che spesso ti ritrovi ad essere colto nel vortice del social. Spero possa avere un senso per voi quello che ho appena detto, nella mia testa ce l'aveva e vi mando un bacio.